Parliamo ora di spettacoli, di cinema, perché sbarca questa sera su Diva Universal il cortometraggio tutto made in Puglia, Bella di papà, un lavoro con un cast d'eccezione che ha visto la partecipazione di Giorgio Colangeli, Nicola Nocella, Ivana Lotito e Nicola Vero. Il cortometraggio prodotto da Binante, produzione dalla Vertigo, è stato diretto dal regista bitontino Enzo Piglionica, che è ospite oggi nel nostro telegiornale. Buon pomeriggio. Grazie per essere venuto. Dopo i riconoscimenti e i premi fuori e dentro la Puglia, il suo lavoro ottiene finalmente una platea degna, insomma, anche della bontà appunto del film, una televisione nazionale. È ovviamente motivo di orgoglio. Sì, diciamo che l'acquisizione di Universal, da parte di Universal di Bella di Papà, arriva, diciamo, come riconoscimento, diciamo, non come un traguardo, dopo una serie di eventi che aveva visto Bella di Papà sia in finale ai Nastri d'Argento che appunto pluripremiato in tutta Italia. Diciamo, abbiamo attraversato tutto lo stivale da Cortina a Catania. Grande apporto l'ha dato sicuramente un attore come Giorgio Colangeli. È lui il valore aggiunto? Ma sicuramente tutti quanti. Diciamo, il riconoscimento non è solo al corto, il riconoscimento è a tutta la squadra. All'interno di Bella di Papà c'è la troupe, che sono delle persone, delle professionalità con cui lavoro da tempo, che rendono speciali tutti i lavori che faccio. E Giorgio Colangeli, così come Nicola Nocella, Ivana Lotito e Nicola Vero, hanno chiaramente impreziosito il lavoro di questo team con la loro interpretazione. Avete scelto un tema particolare, quello del matrimonio, che al sud in Puglia è molto sentito, non è un caso? Sì, non a caso. Noi volevamo parlare di un nuovo tipo di famiglia in Italia e l'abbiamo fatto facendolo in modo leggero. Chiaramente la patria, diciamo, di una delle patrie in Italia, del matrimonio, noi sappiamo benissimo, pomposo, lungo, diciamo, il giorno importante, il giorno della favola, chiaramente la Puglia era, insomma, la patria in assoluto del matrimonio. Non potevamo non girarlo in Puglia, insomma. Dopo Bella di Papà, a che cosa sta lavorando? Al momento sto scrivendo, sono attivo con la mia azienda, quindi, diciamo, per altre vicende. Stiamo vedendo intanto alcune immagini. Sì, sono attivo per altre vicende. Adesso, al momento, sto lavorando a un nuovo cortometraggio che sto scrivendo con Marco Cubeddu, che è uno scrittore che ha pubblicato lo scorso anno un libro per Mondadori. E sono al lavoro anche su un corto d'animazione, un progetto che, insomma, sto diciamo, realizzando anche qui a Bitonto, perché sto raccogliendo anche in questo caso, diciamo, i talenti della nostra terra, disegnatori, fumettisti e quant'altro. Ecco, questo riferimento a Bitonto mi piace, avevo già avuto occasione di parlarne con altri registi, perché Bitonto è proprio una fucina da questo punto di vista. Sì, stranamente. Come mai? Non so perché. Sarà l'olio, no? Può essere. Sicuramente le condizioni di vita può essere che sono favorevoli. Però devo dire che, diciamo, negli ultimi... Io ho iniziato... La mia attività si sviluppa nell'arco di 15 anni. E in questi 15 anni ho avuto la possibilità di conoscere, di lavorare con tutti, insomma, chiaramente quasi tutti gli artisti che ha sfornato questa città, che ne so, Vito, Pippo, Bianca, insomma, e stranamente Cosimo Terlizzi, si è creata questa specie di congiunzione astrale che ha dato i natali in questa città a persone che si sono avvicinate al cinema. E ora non c'è soltanto il cinema, c'è anche la televisione che si occupa del territorio di tutta la provincia di Bari, ma che ha sede a Bitonto. Abbiamo perciò scelto, lo possiamo anticipare ai nostri telespettatori, sì, di avviare anche una collaborazione. Possiamo anticipare qualcosa? Certo. Devo anticiparla io? Niente, ci sarà probabilmente, possiamo dirlo, ci sarà la proiezione nei prossimi mesi di una webserie che ho realizzato io e Lorenzo Scaraggi, che è un altro bitontino prestato all'arte del cinema, che vede all'interno di questo racconto, di questa serie, tra gli attori, nuovamente Nicola Nocella, che è protagonista anche di Bella di Papà, e Nicola Vero. Quindi a conferma di questo sodalizio artistico e duraturo. Benissimo, noi siamo lieti di trasmettere tutti i venerdì. Sì. D'accordo,
Grazie a Enzo Piglionica per essere stato con noi. Naturalmente non perdetevi questa sera la prima del suo corto.